Ben trovati dalla redazione di Cosmopolis News. Si sono concluse con due misure cautelari di arresti domiciliari eseguite nelle prime ore di questa mattina nei confronti di altrettante persone le complesse indagini della Polizia di Stato coordinate dalla Procura della Repubblica di Taranto. Uno degli indagati è ritenuto presunto responsabile in concorso dei reati di peculato, favoreggiamento aggravato dalla permanenza illegale di cittadini stranieri irregolari nel territorio tarantino, falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e tentata truffa in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Nei confronti dell'altro arrestato grava invece l'accusa di reato di peculato in concorso con il primo. La misura prevede anche il divieto di intrattenere comunicazioni con estranei. Le indagini sono scaturite da alcune verifiche eseguite dall'ufficio immigrazione della Questura di Taranto circa richieste di regolarizzazione di cittadini stranieri presenti sul territorio. L'attenzione si è soffermata su un gruppo di stanze che sembravano avere un'unica regia dal momento che in tutte le richieste compariva l'erronea indicazione della nazionalità dei lavoratori come Cina Repubblica Nazionale Taiwan anziché Repubblica Popolare Cinese. Inoltre, nella quasi totalità delle istanze, i presunti datori di lavoro risultavano avere un'età avanzata o un deficit psicofisico di varia natura. Più precisamente, tutti i datori di lavoro che avevano presentato istanze di emersione dal lavoro nero per l'anno 2020 risultavano essere sottoposti all'istituto dell'amministrazione di sostegno in carico ad uno dei due indagati, nominato dal giudice tutelare del Tribunale Civile di Taranto. Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile, il modus operandi sarebbe consistito nella creazione di false pratiche di regolarizzazione con l'appropriazione talvolta di somme di denaro dei soggetti amministrati. Il secondo presunto responsabile, legale rappresentante di un'agenzia di badanti, avrebbe ricevuto indebitamente in più tranche sul suo conto corrente personale un'ingente cifra trasferita dal conto corrente di suoi amministrati. Risultano inoltre indagati 14 cittadini cinesi perché gli stessi in concorso con terzi non identificati e con l'indagato amministratore di sostegno del datore di lavoro venivano indicati nelle pratiche di emersione del lavoro irregolare come finti badanti al fine di conseguire il permesso di soggiorno ed erogazioni da parte dello Stato. Nell'ordinanza il GIP di Taranto ha sottolineato che i due indagati hanno manifestato una camaleontica capacità di dissimulare i propri intenti criminali celandosi dietro le vesti di soggetti dediti ad attività connotate quasi esclusivamente da spirito filantropico e altruismo disinteressato. È stato inoltre disposto ed eseguito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta anche per equivalente della somma complessiva di oltre 10.000 euro per l'amministratore di sostegno e 14.355 euro per entrambi gli indagati. Aggressioni ed episodi violenti, sovraffollamento e condizioni di lavoro da eterna emergenza. Al carcere di Taranto nulla lascia presagire un clima di riabilitazione e così lo Stato fallisce due volte con la popolazione detenuta e col personale che opera all'interno di questa casa circondariale. Queste le motivazioni che hanno spinto questa mattina i sindacati di categoria ad organizzare un sit-in sotto la sede della Prefettura di Taranto. Dopo gli ennesimi tentativi di soluzione dei problemi all'interno del Carmelo Magli di Taranto e nonostante gli impegni assunti a più riprese dagli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ora i sindacati decidono di rivolgersi direttamente al governo. Guardi, la nostra presenza perché 4 mesi fa come CGL Funzione Pubblica avevamo chiesto un incontro col prefetto a cui poi ha partecipato anche il provveditore, da cui poi è scaturita una sorta di promessa non mantenuta da parte del provveditorato di sfollare i detenuti in una struttura di circa 800 detenuti attuali con una capienza massima di 500 e di portare anche un po' di personale in più per poter sopperire la carenza organica. Di tutto questo non si è visto nulla. Anzi, come al solito, le promesse sono sempre state vane. La situazione di Taranto è emblematica per tutta quanta la regione, alla fin dei conti. È l'istituto più problematico riguardante la carenza di personale e il sovraffollamento dei detenuti. E basti pensare che un istituto penitenziario, perché possa funzionare, deve essere gestito e ogni posto di servizio deve essere presidiato al controllo del poliziotto penitenziario. Su 188 posti di servizio, Taranto
Taranto ha 142 agenti a poterli presidiare. Ne viene facile pensare ed riscontrare che effettivamente il personale è assolutamente inferiore a quelli che dovrebbero essere i standard minimi di sicurezza dell'istituto. Uno sfollamento della casa circondariale di Taranto deve essere imminente, perché non può essere più portata avanti una insicurezza penitenziaria e di riflesso una insicurezza cittadina all'esterno, un'insicurezza pubblica, perché parliamoci chiaro, nel momento in cui escono i detenuti dall'istituto penitenziario di Taranto per andare in tribunale o per andare in ospedale e non c'è il giusto personale per poter gestire queste uscite, diciamo, perché poi sono degli istituti penitenziari che girano per la città, l'insicurezza pubblica è all'ordine del giorno, è un problema pertanto che deve essere risolto. Non sappiamo cosa stanno aspettando. Io spero non stiano aspettando che ci sia un qualcosa di irreparabile, sia da parte, principalmente da parte della polizia penitenziaria, perché non ce la fa più. 24 ore di lavoro consecutive e minimo 10 ore al giorno di lavoro consecutivo non sono umanamente possibili per i diritti dei lavoratori. Si è svolto nel pomeriggio di lunedì 3 luglio presso l'azienda agricola Erario di Manduria Dalla Terra al Vino in Sicurezza, evento conclusivo del progetto Terra e Social sulla tutela e sicurezza sul lavoro in agricoltura, realizzato in collaborazione con UILA Territoriale di Taranto e INAIL Puglia. Direttore Gigante, allora, il tema della sicurezza va anche veicolato attraverso una comunicazione che sia moderna. Questo progetto pone questo tema attraverso l'utilizzo dei social, che possono essere davvero di grande aiuto per quello che è il tema, insomma, no, del nostro lavoro e della sicurezza da coltivare all'interno dello stesso. Beh, il tema della sicurezza è un tema globale, è un tema che riguarda lavoratori e datori di lavoro. È chiaro che ogni strumento comunicazionale che ci permette di sensibilizzare sui temi della sicurezza è per noi un valido alleato rispetto a un tema che è sicuramente di stretta attualità, perché il numero purtroppo delle persone morte sul lavoro tende ad aumentare, con una incidenza assolutamente preoccupante. È chiaro che siamo di fronte a una scelta anche di carattere sociale, quello di sensibilizzare, perché abbiamo la necessità di ridurre il fenomeno infortunistico, ma in maniera rapida, non abbiamo molto tempo. Se noi teniamo conto che in agricoltura, per esempio, il fenomeno infortunistico, per quanto limitato dal punto di vista numerico, è estremamente grave. Il tema della sicurezza per i lavoratori del comparto della pesca, a fronte di dati che sembrerebbero incoraggianti nell'ultimo anno per quel che riguarda questo tipo di attività, il convegno di quest'oggi mira proprio a stabilire i criteri che dovranno riguardare questo tipo di attività anche per gli anni futuri. Beh, certamente, la pesca è un settore laddove la sicurezza è un elemento veramente aleatorio, nel senso che comunque tali e tante sono le difficoltà che si possono incontrare, i pericoli che si riscontrano a bordo di un'imbarcazione da pesca, che ovviamente le leggi da sole non bastano, occorre fare delle riflessioni importanti, occorre costruire una cultura della sicurezza che possa, ecco, partire proprio dagli operatori. Con il sindaco di Manduria, che parteciperà a questo importante convegno, la sicurezza sul lavoro nel comparto agricolo, il modo anche di comunicare questi temi attraverso le nuove metodologie con i social, quanto un comune può aiutare processi di questo tipo, sindaco? Allora, intanto i comuni sono veramente impegnati in prima persona per queste novità, per questo, come dire, mondo del lavoro che ha sempre più bisogno di essere, di avere informazione e anche di avere di attuare tutti gli strumenti necessari a che poi la sicurezza sul lavoro venga attuata. Trenta, qui questa sera a Manduria si conclude un progetto che è durato diverso tempo e che la UILA insieme all'INAIL vuol proseguire perché anche il comparto agricolo possa comunicare in maniera innovativa attraverso l'utilizzo dei social.
Sì, è un progetto che è durato precisamente 12 mesi, è veramente innovativo perché noi attraverso questo progetto, attraverso i canali social e tutti i canali digitali abbiamo dato informazioni, abbiamo fatto prevenzione per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, specificatamente per il settore agricolo e quello della pesca. Pertanto oggi siamo alla conclusione, presenteremo i dati sono molto confortanti perché c'è stato tanta gente che ci ha seguito sui canali social. L'intenzione della UILA è quello di continuare a fare questa informazione e prevenzione, anche perché in questo settore, quello agricolo in particolare, c'è veramente tanto bisogno. L'acquedotto pugliese sta eseguendo un complesso intervento di rigenerazione delle condotte che dal quartiere Paolo VI si diramano fino all'ingresso del ponte Punta Penna Pizzone. Questa mattina un incontro per fare il punto sullo stato dei lavori, a cui sono intervenuti Francesca Portincasa, direttrice generale dell'acquedotto pugliese, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e Lucio Lonoce, consigliere di amministrazione dell'acquedotto pugliese. Ma intanto io devo ringraziare ACOP, che è un'eccellenza pugliese in Europa in questo settore, perché devo dire che questi cantieri, come vedete, utilizzano un grande tasso di tecnologia, di programmazione e quindi hanno un impatto veramente risibile sul traffico veicolare, sulla vita dei cittadini. Servono sicuramente per rendere la nostra transizione credibile. Se non avessimo cura del risparmio della risorsa idrica non saremmo, come dire, a buon punto con la nostra trasformazione in termini sostenibili. E poi mi lascia molto convinto che intorno a quegli investimenti, voi sapete, 27 milioni per questo cantiere di relining e altri 55 milioni in giro per la città con tante interferenze, a cominciare dalla tangenziale sud, più i progetti a cui stiamo lavorando per la Marina di Taranto piuttosto che per gli scolmatori del borgo, ecco, insomma, sta lavorando ACOP davvero stakeholder di questa trasformazione, ricordavo prima in conferenza stampa, perché a valle di questi interventi, oltre a una migliore portata, oltre al risparmio idrico, oltre a utilità quotidiane per i nostri residenti, ci sono ricadute economiche per questo territorio. Voglio fare il caso di Marina di Taranto, della possibilità di avere recupero di acque reflue, fogne e tutto in regola, per esempio per adire la bandiera blu per i nostri stabilimenti balneari, piuttosto che lavorare come stiamo facendo con ARPA Puglia e ASL Taranto alla balneazione di Mar Grande. I lavori procedono assolutamente secondo cronoprogramma. Questo è un cantiere in cui si lavora H24 e si lavorerà 365 giorni all'anno, quindi non meravigliate se sotto la canicola di Ferragosto vedrete persone al lavoro. Cronoprogramma pienamente rispettato, la prima tranche, quindi la prima condotta, questa che stiamo vedendo oggi, sarà completata entro metà luglio per attaccare la seconda, perché l'intero complesso dei lavori deve essere chiuso, collaudato pienamente in esercizio entro dicembre di quest'anno 2023. Si tratta di fondi finanziati tramite il React-EU, quindi la prima tranche dei fondi PNRR, quelli che hanno dato all'Italia delle tempistiche capestro. Noi abbiamo proposto, approfitto per farvi il punto della situazione, 100 milioni di euro di investimenti, ce ne hanno finanziati 90, siamo in regola su tutti i cantieri attivati in Puglia per il React-EU, che sono tanti e complessi, volti al recupero di efficienza e al recupero delle perdite. Anche lo smart water management comincia dal React-EU, da questi cantieri, e siamo assolutamente fiduciosi, certi di chiudere tutto secondo i tempi. Partita questa mattina la Summer School di Medicina del Lavoro, che si svolgerà a Taranto tra il 3 e il 4 luglio presso la sede dell'Università degli Studi di Bari in via Duomo. Durante queste giornate i partecipanti provenienti da tutta Italia avranno l'opportunità di approfondire le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare le sfide del tempo della medicina del lavoro, nonché di interagire con docenti provenienti da tutte le università italiane. E in questo ruolo, chiaramente di presidente, non posso che applaudire a questa straordinaria iniziativa che si svolge in un territorio appunto particolare che è Taranto, e ringraziare tutte le istituzioni locali per essersi impegnate anche con la costituzione di un secondo corso di laurea in medicina che focalizzerà l'attenzione sugli aspetti di ambiente, salute e lavoro.
Tutto pronto per il Taranto Jazz Festival, giunto quest'anno alla quarta edizione. L'evento si svolgerà dal 19 al 23 luglio presso l'Arena della Villa Peripato di Taranto. Sul palco quest'anno Fiorella Mannoia e Danilo Rea, Rafael Gualazzi Trio, Richard Sinclair, un omaggio ai Radiohead con Lisa Manosperti da The Voice Senior, insieme a Rodrigo D'Erasmo, violinista per After Hours e Diodato, con uno sguardo importante anche sul jazz pugliese. Questo pomeriggio la conferenza stampa di presentazione dell'evento, a cui hanno partecipato il direttore artistico del Taranto Jazz Festival, Antonio Liveti, l'assessore allo spettacolo del Comune di Taranto, Fabiano Marti, l'amministratore delegato di Teleperformance Italia-Albania, Diego Pisa, ed Emanuele Di Palma, presidente della BCC di San Marzano di San Giuseppe. Se non sai dove capito, se non è qua da me, se non vado a discapito, io sto sui consigli, siamo uomini lì, siamo uomini lì, siamo prova di comodi, se non scappi lì. Dove operiamo, dove i nostri dipendenti vivono, è un'iniziativa che è piaciuta tantissimo nelle scorse elezioni dei nostri dipendenti, quindi ci hanno chiesto di essere ancora parte e la facciamo con grande piacere. Sì, anche qui parliamo di territorio, sul nostro territorio tantissime sono le iniziative che poi si concentrano molto nel periodo estivo, no? Ricordo solo ieri l'inaugurazione della mostra della ceramica Bruttani, un altro evento importante. Qui si parla di a tutto tondo di cultura, di musica e fondamentalmente si parla di giovani, giovani del nostro territorio, che mi fa piacere poi vedere e rincontrare ogni anno con lo stesso entusiasmo, con lo stesso spirito, con la stessa volontà di fare. A Taranto e provincia ovviamente si sta costruendo molto, e i giovani sono un fattore importante di questa crescita e eventi importanti come questo vengono poi conosciuti fuori dal nostro territorio. Noi continueremo come banca a seguire tutte le iniziative che possano essere collegati a questi che noi ormai consideriamo dei plus, cioè cultura, sociale, giovani, tutto questo per dare nuova linfa, nuovo movimento ad un tessuto che ha molto sofferto negli ultimi anni, per dimenticare un periodo triste come quello del Covid e guardare avanti con tanta speranza.